CGIL, CISL e UIL, le rappresentanze sindacali in un confronto serrato con i vertici dell'ex Yokohama di Ortona, che per ora si è tradotto in un nulla di fatto. Ad oggi ci sono 10 famiglie che contavano sul lavoro di 10 persone che sono fuori da 2 anni, da quando Alfagomma ha acquisito la proprietà dell'azienda che produce tubi sottomarini per la conduttura del gas. Al 27 luglio del 2020 la squadra era composta da 83 dipendenti, scesi attualmente a 58. Per quei 10 lavoratori l'odissea non è terminata. Tra pochi giorni ci sarà un'altra questione da affrontare. Dovranno fare a meno anche del magro assegno dell'INPS. Quando cadenziato scadranno la NASPI, cioè la disoccupazione, che è uno strumento ammortizzante, ma comunque già è un sacrificio, perché l'importo economico era già basso e man mano si abbassa sempre di più. Però anche quel minimo sta terminando. Il primo che terminerà a brevissimo, a pochi giorni, inizio di febbraio, e quindi sarà senza remunerazione. C'è anche un problema di mercato, secondo lei, che riguarda la produzione del tipo di prodotto? Questa è una buona domanda, perché vi dico, anche oggi in Italia parliamo tanto di transizione energetica, parliamo sempre giustamente di passare dal fossile alle rinnovabili, però si deve sapere che ancora oggi questo prodotto, il gas, il petrolio, viene ancora utilizzato, e quindi le condotte di conseguenza vengono ancora utilizzate. L'azienda acquisita dal grande gruppo milanese non ha avuto necessità di riconvertire la produzione, che è rimasta la stessa. Grazie al suo know-how riesce a stare a galla pur affacciandosi a grandi mercati. E chissà che non sia di buon auspicio per quei 10 lavoratori che intanto hanno una loro storia, anche, ma non solo, professionale, da offrire ai nuovi proprietari. Incalzeremo le aziende, perché comunque l'azienda ci ha comunicato che con tutte le possibilità di mercato che stanno avendo, che stanno concorrendo insieme agli altri produttori del settore, hanno speranza, fiducia che questa situazione si possa svolgere al meglio nel breve tempo possibile.